Siamo qui al Tuscia Opera Festival in occasione di un evento organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio e siamo in compagnia di Emanuele Carroppo, psichiatra, psicanalista e titolare della cattedra di psicologia del lavoro all'Università Cattolica di Roma. Emanuele, noi oggi abbiamo parlato nel dibattito che abbiamo appena concluso di relazioni, di conflitti, anche di ripercussioni negative, no? A dei conflitti. Quale può essere un suggerimento per le persone che affrontano un malessere o comunque un problema conseguente a un conflitto? Innanzitutto dobbiamo considerare che il conflitto va svincolato da una idea di negatività. Esiste il conflitto negativo, ma fondamentalmente è come noi viviamo il conflitto. Il conflitto fondamentalmente è l'antitesi tra due posizioni, A e B. È ovvio che è nella vita il conflitto. L'attribuzione di significato che noi diamo al conflitto fa la vera differenza tra il vivere quel conflitto come una possibilità di crescita ulteriore o invece rimanere bloccati sui tentativi di annullare il conflitto. Anche camminare è, passo dopo passo, una istantanea perdita di equilibrio. Entro in conflitto con il mio equilibrio, ma se non entrassi in conflitto con il mio equilibrio non potrei camminare. Per cui dipende come noi ci attrezziamo per confrontarci con questa dimensione di conflitto, che se diventa una dimensione devastante, per cui io ho come unico obiettivo quello dell'annientamento dell'alterità che in qualche modo si contrappone a me, diventa una battaglia che rischia di assorbire tutte quante le energie psichiche, tutte quante le energie mentali. Se invece entro nel conflitto con l'idea che l'altro può anche rimandarmi parti di me che possono in qualche modo essere modificate in senso di aumento o in senso anche di diminuzione o in senso comunque di sforzo costante di pervenire ad una reciprocità, il conflitto perde la sua dimensione negativa. Ecco quindi che la possibilità di superare anche una dimensione di conflitto è nel dialogo con l'altro, ma anche nel dialogo sincero e concreto con noi stessi. Certo, diventa difficile oggi come oggi parlare delle proprie dimensioni di vulnerabilità e diventa anche difficile accettare le dimensioni di vulnerabilità dell'altro. Io credo però che questo costante esercizio del dialogo e della consapevolezza che un io e un tu devono arrivare a un noi fondendo le proprie dimensioni di forza ed anche le proprie vulnerabilità, credo che sia alla base della possibilità di vivere bene qualsiasi situazione di conflitto. Rispetto alle ripercussioni dei conflitti, appunto ci sono delle persone che reagiscono in modo diverso. Quindi sono persone che riescono a far fronte a un problema o a un conflitto e quindi anche a risolverlo con successo, no? Da cui deriva anche un'opportunità. Ci sono invece persone che hanno molta difficoltà. Qual è la differenza? Perché alcune persone riescono a reagire ed altre no? Esistono delle persone che più facilmente riescono a toccare la propria vulnerabilità. Questo può dipendere da tanti fattori, può dipendere dalla storia familiare, può dipendere da una sorta di formazione avvenuta sin dalla prima infanzia. E quindi sono delle persone che con più semplicità riescono ad entrare nella veracità della relazione. Altre persone riescono ad entrare meno in relazione verace. Quindi hanno necessità di entrare nella relazione attraverso parti altre di sé o attraverso semplici parti di sé, ma non nella totalità della relazione. Questo risulta essere una operazione difficile, quindi la elaborazione del conflitto, laddove nel rapporto tra due persone quello che entra in gioco di me è soltanto una parte di me. Perché ovviamente se io entro in gioco con una parte che non corrisponde alla mia totalità, ma cioè metto in evidenza soltanto la parte più robusta, più adulta, quindi più efficace, entrare ovviamente ed accettare che in una dimensione di conflittualità debba mettere in discussione anche questa parte e quindi accettare anche che esiste la sconfitta, esiste la critica, esiste la frustrazione,
Se io questa operazione non posso svolgerla in un modo congruo, ovviamente non posso che vivere male la dimensione del conflitto, per cui andrò al conflitto estremo, potenzierò l'unica parte, che è quella bellicosa, che ho messo nella relazione.